Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questa è la mia night routine. Quando finisco di lavorare, dedico 5 minuti del mio tempo a degli amici e quindi vado con loro a prendere un caffè o un aperitivo, quello che capita. E quando finisco, ovviamente, torno a casa per rilassarmi un pochettino, stare con la mia famiglia e stare con Luna. La prima cosa che faccio, ovviamente, è togliermi la giacca e la borsa la porto con me perché all'interno ho tutte le mie cose, il cellulare, le chiavi, insomma tutto ciò che mi serve. Prima cosa che faccio, ovviamente, vado in bagno a struccarmi perché non mi piace avere il trucco addosso. Quindi lego i miei capelli e vado a struccarmi con un'acqua micellare. Sto utilizzando ultimamente quest'acqua micellare di Avenida ed è una marca biologica che potete trovare da Penny Market a un piccolissimo prezzo. Sono certificati CEA questi prodotti e sono veramente buoni. Quest'acqua micellare strucca in una maniera pazzesca, è ottima. Poi ovviamente vado a lavare il viso perché non mi piace avere dei tensi attivi sulla pelle e sto utilizzando questo di La Vera, che è il 3 in 1 e non solo va a creare un peeling sulla pelle ma lava anche il viso ed è molto buono perché rende la pelle molto morbida e luminosa. Subito dopo vado ad applicare il mio contorno occhi, sto utilizzando questo della Sien che potete trovare alla Lidl ovviamente e costa pochissimo, anche questo ed è veramente ottimo, si assorbe subito e mi piace l'effetto che ha appunto sul mio contorno occhi, illumina moltissimo. Sul viso vado ad applicare sempre di Avenida questa crema viso per pelli normali e miste che è veramente buona perché è molto morbida, lascia la pelle molto morbida. Poi ovviamente non ci dimentichiamo delle labbra, vado a scrubbare le labbra con questi prodotti di Puro Bio, scrub labbra e maschera per le labbra, sì, è proprio una crema che va applicata sulle labbra, lasciata in posa qualche minuto e poi risciacquata. Questa era la mia skincare. Adesso ovviamente vado a prepararmi da mangiare, quindi mi reco in cucina dove cerco qualcosina da preparare, qualcosa di leggero, di non troppo pesante perché non mi piace mangiare pesante la sera e ho deciso di prepararmi una piadina molto molto semplice, senza nulla di particolare all'interno, magari con un po' di bresaola e insalata. Quindi vado in cucina e preparo la mia piadina. Metto la pentola sul fuoco, sì, mentre cucino mi piace ascoltare la musica, non so voi, ma per me è così. Quindi ci metto un po' di bresaola, un po' di insalata e un pochettino di aceto balsamico e la mia piadina è pronta. Torno in camera dove appunto metto il pigiama perché stare con i jeans per troppo tempo addosso è sempre meglio evitare, quindi se siete in casa mettete sempre il pigiama subito. Preparo il letto e non so voi, ma io dopo cena ho sempre voglia di un dolce, quindi qualsiasi cosa, un pezzo di cioccolata, qualsiasi cosa, ma il dolce lo devo mangiare. Siccome si avvicina Pasqua, mi è stato regalato questo vetto della Kinder, questo coniglietto della Kinder, che quindi vado a mangiarmi un pezzettino di cioccolata e guardo un pochettino i social, guardo YouTube, mi raccomando se non avete visto gli ultimi video andate a vederli e lasciatemi un bel pollice in su. Ultima cosa, prima di andare a dormire vado a lavarmi i denti. Torno in camera e prima di andare a dormire mi piace guardare un telefilm su Netflix. Siccome il computer ce l'ho dall'altra parte ed è molto difficile guardare il computer dal letto, lo guardo sul cellulare, quindi avendo l'app di Netflix sul cellulare preferisco guardarla sul mio letto comodamente e con il cellulare. Mi trovo bene, ovviamente poi dipende dalle vostre abitudini.
quando sono stanca spengo tutto e vado a dormire. Quindi questa era la mia night routine, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte e iscrivetevi anche al mio Instagram. Io vi aspetto, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!